Salve a tutti. Nello scorso video abbiamo assistito a un amaro pareggio dell'MSP con le 10 martiri. Come se non bastasse, uno dei giovani giocatori più promettenti dell'MSP ha dovuto abbandonare il campo per un brutto infortunio. MSP che dunque si ritrova a dover fare i conti con una classifica sempre più corta e un campionato sempre più difficile. Ce la faranno i ragazzi a ritrovare una bella vittoria in casa contro il Cavezzo? Scopriamo. Ciao Fino, come stai? Bene, ciao. Molto, molto bene. Da un po' che non ci vediamo. Dai, sono curioso, infatti volevo avere un po' di aggiornamenti, dai. Sì, diciamo che ovviamente dopo l'infortunio, come ben sai, come ci siamo previsti, ho dovuto un po' rimettermi un po' in forma, il sesto e andare a riprendere la condizione di prima, giustamente. Sono migliorato veramente tanto. Sto facendo grandi prestazioni e grandi gare, quindi mi sento molto bene, anche soprattutto dato l'aggiornamento tuo e anche dato integratori, mi sono trovato veramente bene, Villo, perché prima della gara e anche durante gli allenamenti mi trovo veramente bene. Fanno la differenza. Fanno veramente tanto, fanno la differenza. Sono contento. Come ti ho detto, alla fine era giusto, bisogna mettere lì la direzione giusta, ci vuole. Giusto, ci vuole la condizione fisica giusta, però quello che sai, l'integratore messo nel momento giusto, messo il prodotto in prodotto, guarda i prodotti giusti, però sai, ti può dare qualche cosa in più, ti fa la differenza, soprattutto a livello. Poi adesso ci vediamo un po' come stai a livello di analisi corporea, facciamo un po' il punto della situazione, così vediamo un po' come stai, vediamo se ti posso allineare qualche cosa a livello alimentare, oggi hai preso praticamente un mezzo chiletto di muscolo, 500 grammi, di cui 300 sono sulla gamba destra, 100 sulla gamba sinistra e sostanzialmente la gamba destra ha recuperato il gap che aveva sulla sinistra. Una cosa importante è anche sempre capire che non è per forza detto che bisogna arrivare alla Cristiano Ronaldo al 7% di massa grassa. Mi spiego, bisogna capire qual è la condizione giusta che ti fa rendere bene in campo. Allora, sono veramente molto contento per le gambe, perché comunque significa che la gamba ha ripreso tonicità, ha ripreso i propri volumi e soprattutto sulla destra, perché sai, avevamo avuto una gamba che era lievemente risentita e è stato fermo, quindi questa cosa è molto positiva. Hai 9 centimetri, le gambe non sono modificate, però il motivo è che contemporaneamente hai tolto grasso e hai messo muscolo e quindi i centimetri si sarebbero ristretti per il grasso perso, ma si sono poi dopo riallargati tra virgolette per il la muscolatura che hai aggiunto. No, bene, sono molto contento. E adesso te lo dico, ti dico, come al solito ci teniamo aggiornati e capiamo un attimo che da farsi. Dai. Top, dai. Ti ringrazio mille, saluto. Come sempre, è sempre un piacere. Top, dai. Buon pomeriggio. Ho un dispiacere per voi soprattutto, un dispiacere per voi e domenica scusate se non sono venuto in spiegatore, ma avevo talmente un'incazzatura perché, immagino voi, perché vedervi per terra sdraiati, perché prendete gol a 30 minuti, 30 secondi dalla fine mi fa veramente un grande dispiacere ed è colpa mia,
perché vi ho sempre detto che le partite durano 95, adesso dirò 96. Però ragazzi, avete fatto veramente, avete fatto la partita che andava fatta per impegno, determinazione, anche dal punto di vista tecnico, considerato che il campo non era assolutamente semplice da giocarci sopra, assolutamente. Se noi avessimo vinto, avremmo scavalcato loro e avremmo potuto metterli un po' in difficoltà. Il pareggio, se me l'avessero detto prima di andare là, io avrei firmato il pareggio di domenica, l'avrei firmato, ma non perché non ho fiducia in noi, perché guardo la classifica adesso e vi ho detto che la classifica in questo momento l'obiettivo primario è muoverla. Ragazzuoli, ci siamo! Quel giorno lì è proprio domenica. Come ogni domenica abbiamo appunto il nostro appuntamento di campionato. Oggi giochiamo contro il Cavezzo, una squadra che abbiamo affrontato all'andata in casa loro, dove c'era stato un tifo molto molto importante da parte degli avversari. Oggi invece giochiamo in casa, quindi dovremo approfittarne del fattore casa. Partita molto tosta secondo me, perché loro giustamente non hanno il dente avvelenato, di più perché sicuramente la sconfitta dell'andata non gli è andata giù, quindi verranno qui al campo dell'MSP più agguerriti che mai. Dovremo vincere la battaglia, perché sono sicuro che sarà una battaglia, perché loro, se riescono a batterci, potrebbero guadagnare 3 punti fondamentali per la loro classifica, come se noi, se riusciamo a batterli, possiamo guadagnare 3 punti fondamentalissimi. Quindi dovrò fare una partita, diciamo, al massimo della concentrazione, dovrò stare lì sul pezzo come la partita scorsa, che purtroppo abbiamo pareggiato all'ultimo, veramente clamoroso. E quindi andiamo direttamente col discorso di mister, a dopo ragazzi. Vi ha già parlato della partita, dell'importanza della partita, che è comunque in ogni caso uguale a tutte le altre, è che adesso, come mi ha detto, ci stringe il cerchino e quindi bisogna stare attenti e bisogna giocare una partita con grande determinazione, senza, la cosa importante, l'atteggiamento che avete avuto domenica, senza paura di niente, perché non ci deve essere paura di niente. Questi oggi hanno 25 punti e se hanno 25 punti c'è un motivo e noi ne abbiamo 29. La partita è cominciata, è già cominciata. Vi cambiate tutti sul pezzo, perché ci sarà bisogno di tutti oggi, tutte le possibili variabili, ci sarà bisogno di tutti. Ci cambiamo, andiamo fuori alle 1:15 fuori a fare riscaldamento, ok? Lo stadio di Ponte Rivabella, un buon pomeriggio ad Ematosci, è il giorno di MSP contro Cavezzo per la 25esima giornata di campionato. MSP un po' impantanata in classifica, quota 29, il Cavezzo qualche punto più indietro ed è a rischio anche retrocessione, infatti è in piena zona playout, quota 25 punti, si può partire, arriva il fischio di Sani e il pallone giocato per Samuel. Sulla tre quarti prova a sfondare, attenzione, doppio passo, poi forse fermato con un fallo ma si va avanti, attenzione, cambio gioco che riesce bene al Cavezzo, che prova ad andare lato corto dell'area di rigore, il pallone dentro, facile però per Ferrone, chiama lo schema, attenzione, parte il cross, spizzate poi Ferrone, grande riflesso, anticipo sbagliato di Bertan e ne approfitta, attenzione, il Cavezzo che prova ad andare. Ancora il cambio gioco, possibilità per Bulgarelli, uno contro uno contro Ferrone, Bulgarelli spara addosso a Ferrone che era uscito benissimo e poi completa il disimpegno guadagnando anche la rimessa dal fondo Ferraco. Rimessa lunghissima, la palla dentro l'area, attenzione, cross basso, forse con un tocco di mano dal Monte, sarà però soltanto calcio d'angolo, andiamo a rivedere. Altra rimessa lunghissima dentro l'area di rigore, la palla che rimane lì, tentativo di rovesciata e poi arriva il vantaggio del Cavezzo, la girata del capitano Ocha, 1-0, ha provato una rovesciata incredibile, poi non marcato. Altra rimessa laterale che sembra un calcio d'angolo, poi conclusione altissima.
MSP che deve fare di più, lo fa o almeno ci prova in questo momento. Pallone per Licciardo, però protetta l'uscita di Valentini. Altro pallone nel mucchio. Samuel prova a spizzare dentro l'area di rigore per due volte addirittura. Poi arriva il destro. Conclusione violenta da parte di Marcu, che andiamo a rivedere. Buono anche il riflesso di Valentini che mette in angolo. Parte il cross di Dalmonte. Mamma mia, era tagliatissimo sul secondo palo. Altro però errore di Rotatori che favorisce Bertan. Prova ad uscire palla a piedi l'MSP. Lo fa bene con Ferraco in profondità dentro l'area di rigore. Poi rimpallo, la palla che finisce a Valentini. Campanile al limite dell'area di rigore dell'MSP. Prova a metterlo giù, lo fa benissimo. Attenzione, Elmadi dentro l'area, Ferrone. Grande coma. Grande giocata di Elmadi, ma grandissima risposta del numero 1. 46esimo scoccato in questo istante. Prova la battuta violenta, ma arriva il fischio dopo la ribattuta della barriera. Finisce il primo tempo, Cavezzo 1, MSP 0. Bene ragazzi, fine primo tempo, 1-0 per il Cavezzo. Ah sì, la situazione qua è critica ragazzi, serve per forza una vittoria. Assolutamente, no, assolutamente, anche perché se vincono loro vanno a meno un punto dall'MSP. Quindi, l'MSP non è che è in alto, quindi esatto, la retrocessione si avvicina sempre di più, però noi confidiamo nei ragazzi che... Ma io confido che in questo secondo tempo abbiano mangiato in spogliatoio e poi diviso il pollo per darsi una svegliata, perché sennò altrimenti... Sì, io gliel'ho portato. Spero che il mister... Ma fa bene prima di giocare? Per giocare? È potente, per giocare è potente, è utile per giocare. È potente. Detto questo, bisogna rimanere positivi e andiamo. Esatto, secondo let's go, tempo. let's go! Attenzione, ancora lato corto dell'area di rigore sulla tre quarti. È partito forte il Cavezzo. Ancora il capitano, l'autore del gol, che pensa alla conclusione. Altro pallone profondo a cercare Samuel dentro l'area, che ha provato una sponda bellissima per l'inserimento di Licciardo. Rimessa chilometrica direttamente dentro l'area di rigore. Non esce Ferrone, poi pallone che si impenna, facile. Prova a distendersi l'MSP, attenzione. Cross sul secondo palo, dove arriva il colpo di testa di Samuel. 1-1! Samuel si era inserito, il centrocampista, il numero 6, approfitta della sponda venuta perfettamente da parte di Bartolini e fa 1-1. Andiamo a rivedere l'azione. Bartolini subentrato, poi Samuel, grande senso del gol. Parte dal monte con il mancino, mamma mia, bellissimo, fuori di pochissimo. Altra sventagliata lì dal monte di 40 metri direttamente dentro l'area di rigore. Traina, prova a girarsi, a rimorchio la conclusione da parte di Marcu. Bello però questo scambio. MSP che sembra aver trovato molto più coraggio in questo frangente. Attenzione, dentro! Che fallo subito da Marcu, cartellino giallo. Va a dirgli anche due parole, ma il colpo ancora dal monte con il mancino, stavolta altissimo, purissimo. Ferraco accende il motorino e parte dentro l'area di rigore. Provano a posizionarsi i suoi. Uno sguardo da parte del numero 2, cioè Bartolini, servito sulla testa. Occasione di nuovo per l'MSP. 68esimo, no, si sono svegliati. Ancora dal monte, molto bene il pallone per Samuel che si è inserito. Ha il problema di girarsi, forse subisce anche una spinta. È così, sarà calcio di punizione. Saracino, numero 6 del Cavezzo. Parte Samuel, dentro l'area! Che occasione! Ancora una volta Bartolini. Altro calcio di punizione, battuto in avanti a cercare Bartolini, però è in anticipo la difesa del Cavezzo quando mancano 13 minuti. Prova a girarsi, poi deve arrivare dal monte, lo fa bene e Rotatori se la ritrova lì, sventagliata in avanti. Attenzione, altro campanile in vantaggio, però sembra esserci Ficarelli che si appoggia a Valentini quando manca sempre meno al termine. 1-1, 91esimo quasi scoccato in questo istante. Pallone in profondità a cercare
Bartolini che si lamenta con il passaggio del compagno. Arriva il triplice fischio, finisce 1-1 tra MSP e Cavezzo. Un saluto e un ringraziamento da parte di Ematosci. Eccoci qua, ragazzuoli, partita finita in pareggio. Una bellissima partita, devo dire, perché ci sono stati veramente colpi di scena e emozioni incredibili. Potevamo perderla fin dall'inizio, come potevamo poi nel secondo tempo vincere la partita. Perché inizialmente, come avevo già detto, la partita molto probabilmente si decideva in base ai primi minuti iniziali. Loro dopo 15 minuti hanno trovato il gol, sono stati bravi su qualche nostra disattenzione in area. Purtroppo non abbiamo marcato benissimo, mi metto anch'io perché ero lì in mezzo e non sono stato attento come dovevo. Detto questo, dopo siamo stati bravi perché siamo usciti fuori. Prima della fine del primo tempo abbiamo giocato abbastanza, abbiamo giocato molto molto bene e sembrava che potessimo recuperare. Come poi è stato nel secondo tempo, che siamo entrati in campo con una cattiveria diversa e poi è arrivato il mio gol, signori. Finalmente ho bollato di nuovo su azione, ragazzi. Azione un po' particolare perché cross in mezzo, spizzata dentro, poi colpo di testa mio che sono sbucato in area, 1-1, e poi ragazzi abbiamo avuto 2-3 occasioni per chiudere la partita e andare su 2-1. Perché loro giustamente avevano mollato fisicamente, anche un po' mentalmente dopo l'1-1, noi non siamo invece stati bravi abbastanza per colpirli e fare il secondo gol. 1-1, pareggio che ci può stare, l'importante ragazzi è non perdere assolutamente, quindi dobbiamo cercare, finché si pareggiano queste 2-3 partite vanno bene, però ragazzi dobbiamo cercare assolutamente di far arrivare questi 3 punti fondamentali per il nostro percorso, per il nostro cammino. Detto questo, la partita è andata così, io invito un ragazzo che è venuto da Carpi per assistere alla partita, come tanti altri ragazzi che vengono sempre ogni domenica. Come hai visto la partita? Ti sei divertito? Mi sono divertito molto. Tu sei giustamente un fan che segue la serie, sì, e sì, ti piace? Tantissimo, sì. I primi appunto 15-20 minuti ho visto che la squadra stava un po' mollando, visto che gli avversari erano un po' più grossi dell'MSP. Sì, poi fisicamente erano molto più strutturati rispetto a noi, sì. Quindi dovevamo muovere la palla, diciamo, basso. Sì. Durante la partita ho visto che pian piano stavano crescendo, mentre la squadra avversaria stava mollando, e secondo me meritavano anche la vittoria e sono felicissimo del gol di sempre. Grazie mille. Grazie a te. Come sempre vi ringrazio del vostro sostegno. Testa alla prossima, che non sarà facile contro il Fossolo. Questa è la classifica aggiornata che state vedendo. Detto questo, lasciate un commento, lasciate un bellissimo like di supporto al video, iscrivetevi al canale, è fondamentale perché dobbiamo arrivare al prima possibile a 400.000 iscritti, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.